Ciao ragazzi, mi è stato chiesto sulla pagina Facebook, mi raccomando, tra parentesi, continuate sempre con le vostre richieste, con le vostre domande, di spiegare che cosa significa marinare la scuola. Chissà quanti ragazzi che guarderanno questo video nella loro vita avranno marinato la scuola. Significa semplicemente far finta di andare a scuola la mattina, ma in realtà non entrare a scuola e andare a bighellonare con gli amici, a giocare con gli amici, in giro con gli amici. Mi sono scritta qui alcune alternative all'espressione marinare la scuola, perché più o meno ogni regione ha un termine, o molti termini sono in comune con più regioni, ha un'espressione per definire questa cosa che non si fa. Non si marina la scuola, si dice alla mamma: mamma, stamani voglio rimanere a letto e non voglio andare a scuola, come facevo io da ragazza al liceo. Fare forca, da me in Sardegna si usa molto fare vela, bigiare, fare sega, seghino. Queste le ho prese dal web, non sono a conoscenza personalmente di questi modi di dire. E quindi, insomma, tutte queste piccole espressioni significano appunto non andare a scuola, fare finta di andare a scuola, ma non andare a scuola all'insaputa solitamente dei genitori. Quindi marinare la scuola significa non andare a scuola. Anche Pinocchio marinava la scuola, ha marinato la scuola. Faceva finta di andare a scuola, invece poi era stato distratto dal gatto e la volpe, che gli hanno fatto appunto marinare la scuola, gli hanno fatto far forca, gli hanno fatto far vela, l'hanno fatto bigiare. Ecco insomma che cosa significa marinare la scuola. Spero che abbiate capito. Anzi, sono molto curiosa di sapere se dalle vostre parti, per chi mi segue da tutti gli altri stati del mondo, esiste un'espressione simile per definire questo comportamento. Scusate, ma anche Bea voleva partecipare a questo video. Spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo.